Si è conclusa la 12ª edizione dell'Aquila Film Festival con un grande successo di pubblico, secondo gli organizzatori. A parlarne è Federico Vittorini. Chiudiamo la dodicesima edizione del festival, è un bilancio molto positivo, è un festival che di fatto è una stagione cinematografica, durata quest'anno 4 mesi con oltre 40 film proiettati. Abbiamo avuto un ottimo riscontro e siamo riusciti in parte, per quel poco che possiamo, anche a rianimare una parte della città lì nella zona del Palazzetto dei Nobili, che è ancora scura, ancora pienamente nel cantiere. L'obiettivo è quello, fondamentalmente, riportare attraverso il cinema cultura, incontri nel centro storico, e in questo ci stiamo riuscendo, ne siamo molto soddisfatti noi, un po' tutta la squadra dei ragazzi che ci lavoriamo. Questa sera premiamo i vincitori del festival, dei nostri concorsi. La giuria tecnica, composta dal professor Massimo Fusillo, dal produttore esecutivo Giuseppe Menna e dal regista e direttore del CSC Daniele Segre, ha decretato come film vincitore Blue My Mind, opera della tedesca-svizzera Lisa Brullmann, mentre il pubblico, tra le opere lunghe, ha premiato il film Razzia di Nabil Ayouch, quindi un tema prettamente attuale sul Marocco, sulle primavere arabe. Tra i cortometraggi invece è stato premiato dalla giuria studentesca composta dai ragazzi del CSC Abruzzo, dell'Università di Studi dell'Aquila e dell'Accademia di Belle Arti, è stato premiato il film From Asaka with Love, il cortometraggio iraniano, ed è presente oltretutto il regista iraniano questa sera, e il cortometraggio di animazione Simposio Suino del regista Francesco Filippini. Tutto questo, insieme alla presenza questa sera di Carolina Crescentini, ci consente di fruire, di offrire una serata molto varia con interventi e proiezioni. Il voto del pubblico ha premiato Razzia del regista franco-marocchino Nabil Ayouch. Ambientata in Marocco, racconta l'intreccio di 5 storie attraverso le quali dall'inizio degli anni 80 sino ai giorni delle primavere arabe seguiamo i cambiamenti sociali e civili del paese nordafricano. Gli studenti dell'Università degli Studi dell'Aquila, del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, invece, hanno raccontato il loro lavoro di valutazione delle opere partecipanti al concorso Cortometraggi, accompagnati dai coordinatori Mircolino Alessia Moretti e Ornella Calvarese, e dal fumattista ed esperto di animazione Alberto Mascitti. Hanno premiato il regista iraniano Mohammad Farahani per lo struggente From Akash with Love, storia disperata ambientata tra le devastazioni di Daesh in Siria, e il giovane regista napoletano Francesco Filippini per Simposio Suino in Re minore. Ma insomma, fa sempre piacere ricevere un premio, poi sicuramente da una giuria che è composta da ragazzi, quindi insomma una giuria vera che poi è anche il pubblico di un'opera cinematografica. Allora, il mio film parla della storia d'amore tra una cuoca e un maiale, negli anni 40 più o meno, ispirato a mia nonna che viveva in Basilicata e aveva, diciamo, per proteggerlo
un maiale in casa, quasi come animale domestico, però poi dopo un po' era costretta a cucinarlo anche per fame. L'ultimo dialogo del cinema ha visto protagonista il professor Massimo Fusillo e l'attrice Carolina Crescentini, madrina d'eccezione. Sì, l'Aquila Film Festival negli ultimi anni si è trasformato in un evento che dura a lungo, cioè per questo si adotta la formula del festival diffuso, che è appunto da gennaio a giugno, e nello stesso tempo un festival con una giuria, una competizione, ma nello stesso tempo anche una sorta di cineclub. L'Università dell'Aquila, da quando appunto io sono il referente delle attività culturali, ha deciso di collaborare e offrendo anche questi dialoghi sul cinema, che sono un momento di approfondimento anche storico, no? Di storia del cinema. Quest'anno ci siamo occupati di un grande regista francese come Romère e ci siamo occupati di una serie di opere prime di giovani registi, per anche un po' per sondare la creatività contemporanea, quali sono le opere prime e come vanno, insomma, che far conoscere anche i registi giovani al pubblico aquilano. E, per me poi è stata anche una bella occasione essere in giuria e discutere anche con gli altri giurati. Non c'era un accordo pieno, ma alla fine poi dopo un po' di discussione siamo arrivati a premiare Blue My Mind, un film svizzero che secondo me è un film molto interessante, perché parte appunto da una storia di un adolescente inquieta, e quindi insomma da un universo quotidiano pieno di conflitti e problemi, per poi trasformarsi in un film quasi fantastico con una metamorfosi finale. Questo lascia un po' anche così disorientati gli spettatori, e secondo me questa è anche sempre la funzione del buon cinema, cioè saper sorprendere, saper disorientare, saper fare anche nuove contaminazioni. Quindi insomma credo che sia un premio meritato, ma anche gli altri film avevano tutti in grandi momenti di interesse. L'ultima cosa che vorrei dire, che riguarda sempre noi dell'università e che riguarda un po' la città, è che è sempre molto bella l'occasione di far fare per i cortometraggi, utilizzare come giurati i nostri studenti di storia del cinema, insomma, che così i ragazzi si sentono così investiti anche del ruolo di giurati, vedono i film con attenzione e fanno un'esperienza secondo me molto formativa. Purtroppo insegno letterature comparate, ma spesso nei miei corsi ci sono anche film, e parlando con i ragazzi spesso ho la sensazione che per loro vedere il cinema è vederlo scaricandolo da internet, che è ovviamente una maniera lecita di vedere anche il cinema, però la maniera migliore è sempre la sala buia, il grande schermo, la ritualità appunto anche di un festival. Quindi insegnare che queste cose non possono essere sostituite, vanno anzi preservate, secondo me, e far rifare appunto questa esperienza di vedere il film sul grande schermo, secondo me è una cosa molto positiva che l'Aquila Film Festival offre alla città. Sì, in questo l'utilizzazione di una sede come il Palazzetto dei Nobili, una sede che sta appunto come sappiamo tutti bene, nel cuore della zona più colpita del centro, una sede bellissima, insomma, secondo me è stata una bella scelta che ha valorizzato quell'area lì. E io per esempio sono stato all'incontro col giovane regista di Orecchie, che è un film che ha fatto molto discutere il pubblico con passione, ha visto una sala piena, ecco, sono tutte cose secondo me molto importanti per la città. Ognuno di noi aveva i suoi tre nomi, quattro nomi di cui era molto convinto, e quindi poi abbiamo dovuto mediare, e questo è sempre un buon segno, un segno di film di qualità, film anche di provenienza diversa. C'era appunto il Marocco, c'era la Svizzera, insomma c'erano varie cinematografie, vari stili, vari generi, insomma un'offerta molto ricca, ecco, insomma, e quindi poi stasera concludiamo con Carolina Crescentini, concludiamo a cui abbiamo dedicato appunto anche qui dei dialoghi, cioè una retrospettiva, insomma, per fare un po' un ritratto di un'attrice contemporanea di grande successo che siamo contenti di avere qui all'Aquila, insomma, per questo gran finale, ecco.
L'attrice romana si è sentita immediatamente a suo agio all'Aquila e ha raccontato anche il suo primo incontro con questa città. Beh, essere la madrina di un festival è sempre importante, perché ad un festival puoi scoprire tante realtà cinematografiche che magari qui non hanno distribuzione. E allo stesso tempo, se scelgono te, qualcuno fa il tifo per te, altrimenti vorrebbero un'altra madrina, e quindi sono contenta. Io sono a metà, è una questione caratteriale. Io sono da un lato comica e lieve, e in altre occasioni assolutamente verticale. Quindi è come quando mi trovo su un film drammatico, riesco a tirar fuori una parte di me, in un film comico l'altra. Non ho mai voluto essere etichettata come attrice. Voglio essere un'attrice. Un'attrice significa semplicemente essere a disposizione di una storia da raccontare, a prescindere dal genere. Mi sembra che molte cose siano state ricostruite, altre no. Ora io ho fatto un piccolo giro, quindi non lo so, dovrei girare di più. Però sicuramente meglio di 10 anni fa. Magari, registi, sono a disposizione, facciamo un film all'Aquila. Yeah, I'm not.